No, lo dico, sono l'unico che lo dice. Per cosa serviva? Cioè, i giovani li porti a Capodimonte, li porti a San Martino, non alla città della scienza. Soltanto i coglioni vanno alla città della scienza. La terza... Una realtà inutile, di gente senza cultura. Quanta gente va a Capodimonte? Poca, ma indipendentemente da questo... Perché li mandi alla città della scienza? Era la terza struttura migliore in Europa. Ma dove? Ma chi l'ha detto? Le statistiche, no? Ma quali statistiche? Migliore d'Europa? Non c'era niente da vedere. Se non vedi la bellezza, ci può essere un computer, ce l'hai a casa tua. Quello era un antimuseo. E per fortuna che è bruciato, e chi butta i soldi lì non capisce, e Napoli sarà sempre peggio. Perché sarai pieno di gente come te che pensa che quella è una cosa bella. Ma era uno di Fiore all'Occhiello, di Ma che cos'è il Fiore all'Occhiello? Che cos'è il Fiore all'Occhiello? La merda è il Fiore all'Occhiello. Tu hai mai visto, tu sai che c'è Donatello a Napoli? Sì. Dov'è? Non lo ricordo questo. Allora studia, torna a studiare. Va bene. È a Sant'Angelo a Nilo, vai a Sant'Angelo a Nilo, non alla città della scienza. Una roba da pazzi. Tutti a dire un lutto, una tragedia, soldi buttati due volte per un paio di sci. L'unica cosa, l'arte è storia. Tu parli di Pompei e vai alla città della scienza? Anche. Ah, e cosa hai visto? Dimmi cosa hai visto alla città della scienza. Dei filmatini, degli schemini, dei modellini. Cosa hai visto? Dimmi cosa hai visto. Dimmi un'opera d'arte che è la città della scienza. Non ci sono opere d'arte. E allora perché fai? Ma spiegazioni, ci sono i libri per spiegare. Ci sono i professori per spiegare. Non butti i soldi in un museo di merda. Quindi anche la mostra dei pittori impossibili a Napoli. Una cagata dei tipi che è impossibili, i pittori sono possibili. Possibili, non impossibili. Cos'è sono i pittori impossibili? Chi sono i pittori impossibili? No, erano dei pittori come Michelangelo. Sì, de merda. E si coraggi fai? Donatello, no, vai a vedere erano, Donatello. Erano state solo delle copie. Fatte. Delle copie nel buco del culo se le devono mettere. Ma com'è possibile? La città della... Io me lo ricordo, che tutto il mondo in lutto. Lutto, una tragedia. Ma perché hanno speso i soldi per quella cosa lì? Ma chi li ha spesi? Quale amministrazione li ha spesi? E il madre? Cosa sei? Il madre è una merda del mondo. È stato aperto il madre e la gente non vedeva... Pietro Cavallini a Santa Maria Donna Regina, ma com'è possibile? Cioè quello che c'è non lo vedi? Chiudi le porte delle chiese con i muri e apri la città della scienza spendendo soldi di tutti per una merda! E a te piace pure, dimmi cosa hai visto? L'hai visto città della scienza? Mi fa cagare solo il nome, città della scienza, museo della città, ma che scienza del cazzo! C'è una città che non c'ha niente da fare con la scienza è Napoli. Vabbè. Ci sono 3.000, tu vai a vedere gli archivi musicali, ci sono opere di Cimarosa, non mai edite, fanno la città della scienza. Questi incapaci universitari, baroni, soltanto per pagare gli stipendi a quattro coglioni che hanno messo in piedi questa roba. Ma tu sai per esempio, Guido Mazzoni, sai chi è? No. Sai un cazzo. Allora, la chiesa di Sant'Anna dei Lombardi ha un meraviglioso presepe del 400 di Guido Mazzoni e tu vai a vedere la città della scienza, ma tu solo la merda vai a vedere. E la città di San Martino, quanti sono gli artisti lì? Sono dei capolavori meravigliosi di Ribera, vai a vedere quelli. Cioè fai così, tu spendi un po' di soldi per fare delle macchine, dei pulmini che portino la gente dal centro a Capodimonte. A Capodimonte vedi tutto, non la città della scienza. Io voglio sapere cosa c'è, sono degli sci degli anni 30. Dai distrutti. Spero di sì.